Tre curiosità, ma dai, a sto giro facciamo quattro così perché mi va. Su Harry Potter e il calice di fuoco. In uno dei primi take di quella bellissima inquadratura in cui Hermione, un po' come Cenerentola, scende col vestito bellissimo giù dalle scale, Emma Watson è inciampata ed è tipo rotolata giù dalle scale. Cioè, io pagherei oro per guardare questa scena. Povera Emma Watson. Uè, va che sto organizzando una live in cui ci vediamo tutti insieme il primo film di Harry Potter sul canale Viola, quindi vedi di rimanere aggiornato sulle storie. Grazie. Stanislav Janevski, insomma l'attore che fa Victor Krum, durante tutta la durata del film ha solo due battute, cioè per un totale di 20 parole non dice nient'altro in tutto il film. Voi ve ne eravate accorti? Mentre girava le sue scene come Professor Silente, Sir Michael Gambon aveva non solo i vestiti normali da tutti i giorni sotto la lunga tunica, teneva addirittura un pacchetto di sigarette infilate nel calzino, cioè in pratica andava in giro per il set come un carcerato. La prossima è geniale, effettivamente ha senso, ma non ci avevo mai pensato, quindi sono rimasto tipo wow. Brendan Gleeson, a.k.a. Malocchio Moody, ha una parrucca in testa, cioè per fortuna quelli non sono i suoi veri capelli. Ecco, la parrucca serviva oltre che a fare personaggio anche a nascondere tutti i cavetti che poi andavano nell'occhio per farlo muovere in modo randomico autonomamente, cioè fichissimo. Seguimi sulle storie per sapere quando guardiamo tutti insieme il primo film di Harry Potter in live.